Per fare un po' da ponte tra il mondo delle aree protette, e parlo di tutto il tema delle riserve naturali, e il mondo della citizen science, che di nuovo poi continua a essere citato, e dopo darò veramente la parola a chi se ne occupa in modo molto diretto, volevo far intervenire Franco Mason dei Carabinieri Forestali, che appunto è una delle referenti che ha creduto nel network in tutti questi anni, nonostante le sue varie fasi alterne, partecipando anche con un progetto Life, appunto con aspetti di citizen science e aiutandoci a mantenerlo molto in vita. Franco, grazie. Grazie Leonora, grazie per la collaborazione che c'è sempre stata con il Ministero dell'Ambiente fino adesso. E la mia presentazione sarà telegrafica perché stiamo parlando di dati e poi ancora di dati. Quindi non andiamo a cercare altri discorsi, diciamo, di contorno, ma andiamo direttamente al focus di quello che vogliamo dire oggi. La nostra partecipazione ha un senso perché ci siamo occupati di dati validati, di dati buoni. Bene, io fino a domani mi occupo e mi sono occupato di gestire un centro nazionale per la biodiversità che dalla forestale prima poi con i carabinieri si è sempre occupato come focus della conservazione di insetti, della tassonomia di insetti e della conservazione specialmente delle specie saproxiliche legate, la componente legata al legno morto, una componente come si sa abbastanza interessante per quanto riguarda la conservazione forestale. Su queste basi abbiamo strutturato un progetto Life che riguardava il monitoraggio di specie in directive habitat, sempre di insetti, e un progetto che sostanzialmente comprendeva in nuce quella che oggi va per la maggiore, cioè la citizen science. Citizen science che è stata applicata e con, diciamo, con risultati assolutamente apprezzabili, quanto che posti degli obiettivi, diciamo, numerici. Attraverso il progetto Live siamo riusciti a raggiungere i numeri che ci siamo proposti come segnalazioni. Quindi raccolta di dati attraverso Citizen Science. Citizen Science che però, come diceva un relatore prima, ha la validazione dei dati prima della loro immissione. Cioè non c'è un dato all'interno del database che noi mettiamo sull'NNB che non sia preventivamente validato. E qui ho steso sempre la mia persona sulle tastiere dei computer, nel senso che qui non mettete un dato che non abbia una validazione preventiva. Quindi questo è un po' il sistema di come funziona il nostro centro, un centro governativo che è a disposizione di tutti, della comunità scientifica e ovviamente del Ministero dell'Ambiente, ma soprattutto della comunità scientifica. Chi vuole può inserire i loro database e noi li recepiamo. Poi vedremo un esempio che abbiamo sviluppato con la Regione Veneto. Bene, sono i tre principali, NDB, ARVE e MIP, sono i tre principali capisaldi di quella che è la strutturazione del nostro sistema. Siamo un centro di eccellenza dal 2015. Siamo entrati, grazie, diciamo, alla presentazione del nostro curriculum, nel 2014, nel 2015 il Comitato Scientifico ci ha dato la patente di centro di eccellenza, quindi è un percorso che viene abbastanza da lontano. Il Centro Nazionale, come vi dicevo, è operativo dal 2015 sul Network Nazionale per la Biodiversità, ha nel suo, diciamo, nel suo corpo delle collezioni importanti con tipi unici, tipi descrittivi di specie per la scienza. Quindi, come vedete, da questa panoramica di fotografie ci occupiamo assolutamente in modo specialistico di insetti e non vogliamo avere nessun altro tipo di specializzazione, se non questa applicata alla conservazione. NDB è il database, come è stato battezzato da un mio collaboratore qui presente in sala, che si chiama Junkie Andersen, che riguarda le nostre collezioni, cioè il materiale che proviene dalle riserve naturali dello Stato. Lo Stato ha 130 riserve naturali, sono l'ossatura di quello che è un transetto nord-sud rappresentativo di tutti gli habitat. Rappresentati in tutti gli habitat principali, quindi gli ambienti abbastanza elettivi. Come vedete, sono 28.000 dati, solamente suddivisi in 35 famiglie. L'elenco continua. Abbiamo anche dei dittери,
che sono generalmente tra i negletti, i più negletti sostanzialmente, e sono dati assolutamente validati perché provengono da tassonomi, quindi da gente che sa fare questo mestiere. Ancora avanti. Ecco, il MIP è stato un progetto LIFE che, come vi dicevo prima in premessa, riguardava la citizen science, ovvero il coinvolgimento dei cittadini per la raccolta di dati. E i dati sono venuti e sviluppati poi attraverso questo progetto che è stato battezzato INNAT, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, che ha implementato le specie dalle 5 originarie alle 28 specie previste dalla direttiva, protette dalla direttiva Habitat. Quindi sono dati che entrano e entrano in modo assolutamente ineccepibile. Quindi citizen science, ma citizen science blindata. Ecco, siamo aperti anche a terzi, purché ci diano dei dati che hanno delle garanzie di validazione preventiva. È il caso dell'Atlante di Europa Roccia del Veneto, il quale attraverso una, diciamo così, una convenzione è stato inserito nell'NNB. Quindi noi abbiamo fatto l'inserimento dei dati e appaiono come metadati all'interno dell'NNB. Anche questa è una banca dati che altrimenti probabilmente non sarebbe stata valorizzata o conosciuta a livello nazionale, perché è un progetto tutto sommato regionale. Quindi questi dati sono, diciamo così, utilizzati a vantaggio della comunità. Ecco, un altro relatore prima faceva accenno al discorso dei dati. Allora, dati validati sì, ma è chiaro che il produttore dei dati vuole avere delle garanzie di possesso dei propri dati. Non è che uno lavori come un pazzo e dopo metta dentro i dati gratis et amore. No. Allora, prima bisogna dare la sicurezza che questi dati siano valorizzati nei confronti di chi li produce. Cioè, chi li produce è la comunità, se si tratta di un soggetto pubblico o di un privato. In ogni caso ci vuole una valorizzazione di questo dato. E come la facciamo? Attraverso la pubblicazione preventiva dei dataset di dati. Cioè, esistono delle riviste online, la Pensoft, per non fare pubblicità, o mi diceva prima il professor Sbordoni, la società di biogeografia, che si occupa appunto di recepire questi dati, pubblicarli con nome e cognomi degli autori, e poi il dato è pubblico e lo mettiamo sull'NLB. Questo è il caso dei dati che stanno aspettando di essere inseriti. Questi dati qui sono dati che aspettiamo di inserirli, ma prima li pubblichiamo su riviste online, quindi valorizzando gli autori. Questo è tutto. Spero che io sono ancora per domani responsabile di questo centro, ma chi verrà dopo, spero che raccolga, e soprattutto i dirigenti dei carabinieri, che raccolgano questa eredità, diciamo questo tesoretto culturale che è stato maturato in 40 anni di lavoro, diciamo così, abbastanza convinto e mirato a una cosa molto specifica, ovvero la tassonomia e la produzione di dati buoni. Grazie a tutti e arrivederci. Veramente voglio fare un grazie di cuore a Franco Mason per la passione che ha messo davvero in tutti questi anni per devoluta al mondo della ricerca, veramente un ricercatore mancato in un certo senso. Con l'augurio e con la speranza che questo lavoro sia portato avanti con la stessa serietà, lo stesso rigore, la stessa passione da chi lo sostituirà e porterà avanti tutti questi progetti. Un augurio di cuore anche a livello personale. Grazie. Alla vita futura che si sta aprendo da domani, appunto.